Oggi è mercoledì 8 febbraio 2022. Siamo di nuovo, se lo so, di nuovo alla montagna spaccata sui Monti Lucretri di San Polo dei Cavalieri. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un giro alla grotta degli Asci, un giro alla grotta di Frantò. Oggi invece facciamo tutto con una botta. Prima andiamo alla grotta degli Asci, poi andiamo al Conventillo, che l'altra volta non ve l'ho fatto vedere. Al Conventillo, poi da lì andiamo alla grotta di Frantò. Poi dalla grotta di Frantò andiamo alle Pianate dove ci sono le croci e poi da lì per ultimo sulla vetta del Monte Morra, che è questa qui sopra qua, lassù in cima, quella è la vetta del Monte Morra. Quindi Diacci, Conventillo, Grotta di Frantò, Pianate, Monte Morra. Partenza e arrivo sarà qui, alla montagna spaccata. Siamo io, Fabia, Attilio, Stefania, Luigi e Pino Blu. 1946 lo trovate su YouTube. È vero, Campo Sportivo di San Polo, eccoci qua, prendiamo il sentiero che va al Monte Morra e va alle pareti di arrampicata, Conventillo e cose varie, insomma, eccolo qua il sentiero segnato, bianco e rosso segnato dal CAI. Ok, adesso primo appuntamento è alla Grotta dei Dia. Eccoci qua, siamo a 825 metri, località I Ghiacci. Continua il nostro corso, adesso qui, proprio qui, guardate qui, dal cartello dei ghiacci scendiamo circa un centinaio di metri e sulla sinistra trovate un sentierino tutto fuori sentiero da quel momento che porta alla grotta dei Diacci, no ghiacci, questo è ghiacci e quello è Diacci. Ok, dalla località dei ghiacci c'è subito una discesetta. Come arrivate alla fine della discesa? Vedete, alle mie spalle c'è il sentiero che continua al Monte Morra. C'è pure un cartello con scritto Falesia. Voi scendete e girate qui a sinistra. Prendete questo sentiero che non è segnato, è abbastanza visibile comunque. Questo, cioè il primo pezzo è visibile, poi ci sono gli ometti di pietra. L'ultimo ometto finisce sopra la grotta, voi da sopra non la vedete, quindi se potete spostare un po' più, scendete dall'ultimo ometto e trovate la grotta. Adesso prendiamo. Ok, siamo quasi arrivati alla grotta dei Diacci. Poi fatta la grotta torniamo indietro. O addirittura, ma questo lo vediamo una volta che siamo qui. Se riusciamo a trovare tipo un passaggetto, perché no, il secondo obiettivo nostro è il Conventillo che si passa da sopra, ma noi se riusciamo a trovare un posto per passare lo becchiamo da sotto, ma difficile, vediamo un po'. Ok, sta qui sotto la grotta dei Diacci, un altro pezzetto e siamo arrivati. Ok, il primo obiettivo della giornata è raggiunto, questa è la grotta dei Diacci di età tardo repubblicana. Qui sono stati trovati dei resti di alcuni, diciamo, cocci, chiamiamoli cocci, va poi. Sono stati alcuni cocci risalenti all'età tardo repubblicana, forse pure prima. Quindi il nostro primo obiettivo è raggiunto, Grotta dei Diacci. Possiamo chiamarla anche Grotta Eremo, perché pure qui ci hanno abitato comunque. Naturalmente adesso è un po', è lunga 15 metri, all'inizio larga 4, poi si stringe un po', ma sicuramente col tempo la si è depositata tutta la terra, era più alta, era. Ci abitavano qua dentro, quindi perfetto, primo obiettivo. Ed eccoci qua, di ritorno dalla grotta dei Diacci, siamo di nuovo sul sentiero del Morra. Da adesso in poi, lungo il sentiero dei Diacci, fino alla grotta troverete tutti i ometti di pietra, l'abbiamo fatti noi, infatti Pietro, sì Pietro, Pino ne sta fa anche un altro qui all'imbocco, come vedete. Adesso trovate questo grosso ometto di pietra, girate verso di là e poi seguite tutti gli ometti di pietra che vi portano fino alla grotta dei Diacci. Adesso noi prendiamo il sentiero che va alle pareti del Monte Morra e adesso andiamo a fare il Conventillo, l'eremo del Conventillo, detto anche di Sant'Angelo. Per scendere ci sta una catena. Comunque non ci vorranno forse 40, ma 40 comunque ci metri di vuole. Conventillo. Ok, siamo al bivio con l'incrocio 303D a 778 metri. Adesso noi passiamo qui a sinistra, costeggiamo tutte le pareti del Morra scendendo bello in picchiata fino ad incontrare una catena che ci fa scendere e ci porta al Conventillo che sta qui sotto sopra la Zapparoli. Poi ritorniamo da questa parte, ritorniamo allo stesso punto adesso e prendiamo sopra e andiamo, seguiamo il sentiero del Morra fino a un certo punto, poi lo lasciamo e con un fuori sentiero andiamo a raggiungere la grotta di Franto dove ci sono tutte le sicurezze, corde, tutto quanto, abbiamo tutto comunque.
poi da lì Monte Morra, si ritorna indietro e si va sul Morra, ripianate il Morra, vabbè. Adesso comincia la discesa costeggiando le pareti d'arrampicata del Morra, le famose pareti arrampicate del Morra. Ok, siamo qui sotto le pareti del Monte Morra, l'inizio... Una cosa così, ti hanno scritto? Che c'è scritto? Ti amo Dani, su un sassetto sembrava poggiato, invece... E deve trovare uno che te lo scrive, che te? Chi vuole scrivere qui? Va bene, siamo sotto le pareti del Monte Morra. Come vedete abbiamo Pino, che è uno che in gioventù, ma anche oggi se c'è ma anche oggi Pino arrampica qua, Quindi, queste sono pareti difficili che ha. Io le posso solo guardare, io ho fatto questa, sta via qui, ma fino a metà, non lo dite a nessuno, poi ho detto, oh... Fammi scende che mi sto cagà sotto. Mi hanno fatto scendere. Ok, adesso lì dove c'è l'attacco della catena. Siamo proprio sotto le pareti. C'è una coppia che sta arrampicata, vedete? Siamo proprio sotto le pareti del Monte Morra. Tutte via d'arrampicata, ragazzi, qui è difficile, Cioè io vabbè con una mano sargo, vabbè però. Sì, vabbè. Ok, arrampicata. E qui inizia il tratto con la catena che porta giù la parte più bassa dove poi si raggiungerà con ventillo, vedete, ecco attiglio che sta de catena. Ok, eccola la discesa in catena sotto le pareti del Morra. Guardate, mi sono perso un pezzo di bastoncino, va, mi sono accorto, ma vedete, ma li morti, mi manca un pezzo. Ma che non me lo so perso? Ma al ritorno, se per caso lo vedete, vedete la punta del bastoncino, la mia. No, me ne sono accorto all'inizio della catena, quindi l'ho perso. Cioè sono persa ai diacci, ma attacco, non è che ci ripassiamo là. Ok, questa è la discesa con la catena che poi porta giù, vedete dove stanno loro giù in fondo. Ora da quel punto lì dove sta Attilio, poi da lì si gira a sinistra, ma la catena finisce là, insomma, via. Guardate che spettacolo qua. Ula hop, lì c'è la grotta ula hop. E alla fine abbiamo raggiunto il conventino sotto le pareti dove c'è la famosa Zapparoli. Eccoci qua. Vedete? Questo è il conventino, forse con sotto il stivale quasi in mezzo, non li vedete bene. Mo entriamo dentro. Sentire non difficile, ma neanche così facile, insomma, via. Mette un po' le mani sulle rocce. Ok, ci siamo sopra. Ok, guardate qui, questa era un'edicola sacra sicuramente. Eccoci qua all'entrata del conventillo, ho anche detto eremo di Sant'Angelo. Strapiombo sulla valle, guardate che spettacolo, strapiombo sulla valle, e lo strapiombo ci sta sopra di noi, le pareti del Monte Morra. Entriamo, aspetta, scansate un attimo, fammi passare. Qui. Questo qui. Con ventillo. Qui si può anche salire sopra. Adesso saliamo. Saliamo. Ma sali Stefania. Aspetta, mo sono passato ormai. Vedi dannata. Ma fan. Ah, ce lo sai allora. Eccoci qua. Siamo di sopra e poi. C'è un'altra scala, vedete, che porta sopra, e lì sopra lì c'era l'altare lì sopra. Questo a vedere così sembra un forno, forse qualcosa si cucinava. Comunque lì sopra lì c'era l'altare, qui sopra qui c'era un'altra stanza. Questa è la stanza qui con la croce, vedete? C'è una croce qua. Ok, eremo di Sant'Angelo, detto anche con ventillo. Poi si esce fuori del panorama, è qualcosa di straordinario. Al strapiombo sulla valle. Ok, con ventillo. Ok, adesso siamo ripartiti dal conventillo. Questo è tutto un bel sentiero a mezza costa sotto queste pareti, che è favoloso. Ecco lì, quello è il conventillo, vedete, proprio attaccato a ridosso proprio delle pareti del Morra. Ok, adesso risaliamo sopra le pareti, proprio sopra andiamo a fare la grotta di la salita che dal conventillo ci riporta su al sentiero del Monte Morra è qualcosa di straordinario, nel senso c'è sta ammassato, i mortacci che salita sotto le pareti, Sì, stamattina faceva meno 4 gradi,
stiamo minimo a 10-15 perché ha un caldo bestiale. Siamo sempre sotto le pareti, questa è la risalita che ci porta sopra, ma guardate che roba! Ripida, ripida proprio, in mezzo alle rocce. Dai, vai, che siamo. Ok, siamo di nuovo al 303, veniamo da lì, dalla grotta dei Diacci. Siamo andati di qua a Conventillo e andiamo di là, grotta di Frantò. Andiamo. Ok, seguiamo il sentiero del Morra fino a questo punto. Adesso il sentiero del Morra comincia a andare su, verso il Morra, diciamo, verso la destra. Invece noi, fuori sentiero, tiriamo dritto su questa specie di cosa, di spianata, che poi non è spianata, che poi sarebbe, non sarebbero altro che le pareti del Morra, viste da sopra. Infatti ci sono gli strapiombi qua. Quindi qui dovete fare molta attenzione. Quindi, adesso lasciamo il sentiero del Morra. Vedete, gira qui, gira l'ultimo metro di pietra. E lui se ne va su in salita. E noi ce ne andiamo di qua, fuori sentiero. E andiamo a scendere alla grotta di Frantò, dove useremo corde e imbrachi. Usateli, perché bisogna farlo sempre in sicurezza. Ok. Oh, ed ecco la discesa all'ermo di Frantò, tutto in sicurezza, con corde, imbrago e discensore. Se scende così all'ermo di Frantò, mi raccomando, regà. Questo è Attilio. Fagli vedere come scende, va. Lo vedete? Sono arrivati? Sì, tutto in sicurezza, eccolo qua, perfetto. Ok, aspetta che si scioglie e poi manda giù Fabia. Ecco Fabia che scende in moulinette. C'è Pino sopra che la sta facendo scendere. Sì, vabbè, però diciamo alla fine è una moulinette, vai. Dai che ci sei quasi. Dai, dai. Allunga il piede giù, bravo, dovrebbe un po' scivolare che sta un sacco di foglie. Allunga, 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 perfetto. Così, vai. Via l'albero vicino a te, con la mano. Quello, bravo. Ok, metti, allunga il piede, allungalo, allungalo. Giù, brava, così. Ok, vieni giù. Vieni giù che stai sulla piazzola. Vieni. Vieni, 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 vieni. Lascia, sei arrivata, è arrivata, aspetta un secondo. Aspetta. Qui ci vengono quelli a studiare l'ermo, capito? Ecco, vino, in discesa. Bene, e adesso ce ne andiamo. Sì, sono a 15-20 metri so, di discesa con la corda. Ok, fammi passare avanti. Ed ecco, ci sei riuscita, ed eccoci qua. Eremo di Frantò, raggiunto. Ci eravamo mai stati in pochi giorni nella seconda volta. Questa, hai visto le ossa qui dentro? Questo era il posto, c'era l'acqua, ci sono le ossa, sicuramente qualche animale è sceso per bere, è cascato dentro e non è riuscito più a uscire. Ed eccoci qua. Eremo di Frantò. Vale, quello è l'altarino, era tipo un altare. Cioè questo dormiva qua dentro, Ci si crede, un eroe. Sant'Antonio. Allora sei sceso qua. Vale. Ok, vedi tutto imbragato. Guarda. Ma senza parlare delle scarpe. Tieni. Dai che scarpette che sei comprato. Ok, eremo di Frantò. Ok. Ah, lui che fai? Vieni con noi o rimani a mangiare? Siamo usciti dalla grotta di Frantò. I tre eremi li abbiamo fatti. Diacci, Conventillo, Frantò. E adesso, questo è un fuori sentiero, ma andiamo lì a ricercare di riprendere il sentiero del CAI che ci porta sul Monte Morra, che è il nostro quarto obiettivo. Quindi a tra poco, buon inizio al culo. Ed eccoci qua. Abbiamo recuperato il sentiero che porta al Monte Morra. Adesso arriveremo a un bivio tra poco e poi comincia la salita verso il Monte Morra. Fatta? Grazie Fernando, avete organizzato un'escursione veramente bella. Oh, finalmente qualcuno ci dice che facciamo delle cose buone. Belle!
quindi i tre eremi abbiamo fatto, questo era un anello dei tre eremi più il Monte Morra, andremo, che cercheremo di conquistare, visto i Monti Lugredri, ormai noi siamo di casa qui. Ed eccoci qua, siamo alle Pianate a 870 metri. Allora, questo è il sentiero che va a Prato Favale, che poi fa il giro e poi anche diciamo, intorno al Morra senza salire sopra e ritorna alla montagna spaccata. Noi veniamo da qui dietro, adesso non andiamo qui. Qui inizia la salita al, oddio, si chiama Monte Morra. Vediamo quanto lo dà da qua. 40 minuti il Monte Morra da qua lo dà. Che secondo me, sì, una mezz'oretta diciamo. Inizia la bella salita. Oh, Luigi c'ha una forza fisica da paura, quello non si ferma mai. Ma che c'hai? Che te sei magnata? Oh! Che te sei magnata? Oh. Ok. Comunque, la salitella al Monte Morra non ti regala niente. Ogni volta che l'ho fatta, ha fatto sempre fatica una cifra. Sembra una stupidaggine come salita, ma ci dà da 40 minuti. Mai convinto di trovare una salitella e invece ti abbandona mai fino alla vetta. Oh. Mezza, quant'era? 1100? Vabbè, chi si ricorda? Sono partiti a 8,40, poi sono solo circa 200 metri di dislivello, non sono neanche tanti. Allora, il cartello sotto dava 40 minuti per la vetta, ce ne abbiamo messi 27. E questo è pure piano piano siamo nati, eh? Abbiamo battuto il record del cartello che diceva 40, noi ci abbiamo messo 27 minuti con tutta calma. Vetta del Monte Morra, eccola qui. Lì c'è scritto dedicato a Candida, la donna più bella mai vista. Sì, a Cazzaro! Laggiù, quello è il famoso Monte Gennaro, quello è il famoso Monte Pellecchia. Ah, che bellissimo, guardate che panorama su Roma, la campagna romana. Vedete che è con là, non vedi lo stavo. E mo se magna. Sì, mo se non annato ormai sul Pellecchia. Sarebbe pure ora, quello è il Pizzo Pellecchia laggiù, vedi? Dove sei dalla striscia bianca? Sì. Quello è il Pizzo Pellecchia. Ok. Vetta del Monte Morra. Sì, discesa dal Monte Morra. In pratica fuori sentiero perché non c'è un sentiero da quest'altra parte, quindi dove ci piace passiamo. E la macchina ce l'abbiamo qua sotto, la montagna spaccata sta qua. Vengono rifatto tutto il giro. Sì, vengono rifatto tutto il giro dall'altra parte. Sì, però se dobbiamo allargare un pochino. Sì, infatti. C'è piano sta via che scende qua, la via, ne esiste. Ed eccoci qua che siamo risbucati alla montagna spaccata. Perfetto, giro finito, solo 7 km, ma 7 km intensi proprio, in 4 ore e 30 i tre eremi in fila erano Diacci, Conventillo, Grotta di Frantò e poi la vetta del Monte Morra. E poi qui c'è un cartello del parco che dice i frequentatori del Monte Morra, Monte Gennaro, sono invitati alla visita gratuita guidata singolo e piccolo gruppo, lo psicologico, va bene, c'è una cosa. Ecco qua. Eccoci qua, qui l'escursione finisce, il bellissimo anello dei tre eremi del Monte Morra con vetta del Monte Morra compresa. Quindi vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa Alas.